Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Food Lovers, bentornati ad una nuova puntata. Ovviamente io non sono sola, con me c'è Francesco, il nostro cuoco pasticcione. Beh, già mi chiami così, cuoco pasticcione. Intanto ciao Rosanna, ciao a tutti quanti voi e colgo subito l'occasione per dirvi di un piccolo errore che abbiamo fatto la scorsa settimana. Vero. Abbiamo annunciato che la puntata sarebbe andata in onda dalle 11 alle 12, invece in realtà quest'anno abbiamo cambiato l'orario, quindi dalle 12 all'1. Quindi tutti venerdì mattina dalle 12 all'1 Food Lovers. Mi raccomando, segnate questo appuntamento e non perdetelo. Allora Rosanna, intanto io volevo ricordare anche come fare per seguirci, lo facciamo tutte le settimane, il nostro sito internet che è www.ondawebradio.com. Potete scaricare gratuitamente la nostra applicazione Onda Web Radio TV dal Play Store, è un'applicazione che funziona anche per Smart TV e Amazon Fire TV qualora voi ci voleste vedere proprio dalla TV di casa. Siamo in diretta radiofonica su tutti i nostri canali e aggregatori nazionali e siamo in diretta anche sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale YouTube, quindi veramente ci potete seguire dappertutto. Intanto tu mi hai chiamato cuoco pasticcione, in certo. Effetti è così, ma questo non mi ferma dal cercare di migliorare o almeno di non bruciare tutto. E voi, siete pronti per trascorrere quest'oretta insieme a noi? Ebbene, oggi abbiamo delle rubriche super interessanti per voi, dal risparmio sulla spesa ad un menù della domenica che farà impazzire i vostri ospiti. Pronti? Ma prima lanciamo insieme la nostra sigla! Sta chiusa a pizza e c'ho assai mestizia. Passeggiando in compagnia di quartiere, a dolce raso sole tutto scuro. Si lamenta voce del creatore che pazzena ancora. Voglio sapere, si può pure c'è sta una città da che può assomigliare. E se la gente è carnale e sincera come sta metà. E la gana non c'è sta, si ne corre a paesà, e un fuori mando ca. Voglio capire, se è stupare canzone, un esubio davvero invece fa. E si odore la gente che è nata in da sta città. Lontano il cuore c'è sta, e volesse incontrare, c'è volesse. Che stanno facendo? Bambine sfugliatelle, zucchinette a molle e femmine belle. O spaghetti a pizza fritte, rindo di gastritte, con una macchia in bigliette. Si te fai una camminata a Marcellino, a piscina da tulete e fiamadina. Te ne fottere i problemi, le casine in mezzo a sta moina. C'è sta una città da che posso rubinare. E si accende carnale e sincera come sta nacca. E raga non c'è sta, ci ne vorrà paesà. E un puli manca. Voglio capire, si è sfumato in canzoni ove subica bene. Questa città tale quale c'è sta e volesse incontrare, c'è volesse parlare. Voglio sapere, si può pure c'è sta una città da che può. E sti agente carnale sincera come sta nacca. Credo che non c'è sta, si ne vorrà paesà. E un buli manca. Se non si puzza è, i gettandelli. Mamma capo credo.
E adesso partiamo subito con la nostra prima rubrica di oggi, è proprio quella rubrica che vi fa venire l'acquolina in bocca, ovvero sfizi e capricci. For once in my life I've got someone who needs me. Sfizi e capricci. Sapete bene che io amo tanto gli stuzzichini, però sono quelle cose che io purtroppo non riesco ad organizzare bene. Ma certo, gli stuzzichini sono perfetti per fare bella figura con poco. E oggi ho un'idea davvero sfiziosa per voi. Mini crostini con salmone affumicato e crema di formaggio alle erbe. Un finger food facile e veloce, ma che fa sempre un figurone. Rosanna, lo sai che con il salmone mi conquisti sempre, ma raccontaci. Come si preparano questi crostini? È facilissimo. Prendi delle fette di pane, meglio se baguette, le tosti leggermente in padella o in forno. Nel frattempo prepari una crema mescolando formaggio spalmabile con erbe aromatiche tritate come erba cipollina, prezzemolo e un po' di scorza di limone. Una volta pronti i crostini, spalmi sopra la crema e aggiungi una fetta di salmone affumicato. Per un tocco in più puoi guarnire con qualche granello di pepe rosa. Beh, ma tra l'altro è facilissimo e dire che sembrano quasi quelli da ristorante, cioè pochi ingredienti, massima resa, giusto? Esatto, e puoi variarne il gusto usando altri ingredienti come prosciutto crudo o crema di avocado, una base versatile che accontenta tutti. Beh, diciamo che il nostro aperitivo per la serata al momento è salvo. Se anche voi volete stupire i vostri ospiti, ecco, preparate qualcosa di semplice ma molto chic, provate questi crostini e fateci sapere naturalmente come vi sono venuti. E ora, Rosanna, è arrivato il nostro primo momento musicale dopo la sigla, ce l'ascoltiamo e torniamo da voi. Ma crede sì, ma non è amore. Si sapisce solo quando ci vorrei mettere spugliamme. Te lo avverti, ma posso cara. Troppo che già raccontam. Si non si dammi soltanto no, no. Quando passa se ferma te cose. Tutto l'occhio stanno in cuore a te. In te locali Napoli si fuoco. Scendo sulla bata vorrei. Sì, ma non riesco a stare da perché non te firma. Manco due minuti, c'è ma te sa firma. Basta con te sulla mano, ma l'hai vinta. No, no, ma quando stai lontana tutto quanto mo fai capi solo con uno sguardo. Ma dice porto mano da parte. Non torna ma sì, non so fa l'alba. E ma credevi già che non ti trovo in dei posti. Non mi pare giusto, ma tu non fai apposta. O sai che una sera sola con te non mi basta. Vieni con me, ce ne torniamo a casa. Perdere tempo, sembra parlare con l'altro. Non ne dare, o sai che so geloso. Eppure sì, non può durare, facciamo una tavola. Ritornati con una rubrica che personalmente trovo utilissima, non utile, utilissima, ed è Spesa Smart. Smart.
once in my life I've got someone who needs me. Spesa smart. Perché tutti noi vogliamo mangiare bene, ma senza spendere una fortuna, giusto? Esatto. Tu, Rosanna, poi tra l'altro sei la regina del risparmio quando si tratta di fare la spesa. Quindi, ecco, cosa ci consigli per questa settimana? Oggi vi voglio parlare di un prodotto che è economico, versatile e soprattutto salutare: i legumi secchi. Parliamo di ceci, lenticchie e fagioli che possono essere utilizzati per tantissime ricette e che, cosa molto importante, costano molto meno della loro versione in scatola, sì, ovvero precotta. Sì, precotta, sì, ma i legumi secchi richiedono tanto tempo per essere cotti, no? Assolutamente sì, basta metterli però in ammollo la sera prima, così la cottura il giorno dopo sarà molto più rapida. Vedi, questo è un piccolo trucchetto. Infatti che non conoscevo. Cosa vuoi conoscere tu, Francesco? Dimmelo cosa. E io sto imparando, ragazzi. Ci vuole tempo, è la seconda puntata di una lunga serie di puntate di anni. Ah, dici tu, ci vuole tanto tempo ci allora. Ci vuole tanto tempo. Quindi diciamo che mi hai preso in giro la scorsa volta dicendo vero, no, ce la puoi fare, ce la puoi fare. I crostini li puoi preparare, sì. Poi organizzi un grande aperitivo, mi chiami. E io corro. Comunque, se vuoi fare ancora prima, puoi cuocerli in pentola a pressione, risparmi tempo ed energia. Interessante, con i legumi che piatti semplici possiamo preparare? Beh, puoi fare una crema di ceci da usare come base per tante preparazioni, oppure una bella zuppa di lenticchie, perfetta per le serate più fresche, e se ti avanzano li puoi congelare e usare quando vuoi. Il bello dei legumi è che sono nutrienti e che saziano, quindi con poco fai dei piatti completi. Beh, diciamo che mi sembra una grande idea, e così comprando legumi secchi risparmiamo ed abbiamo anche elementi pronti per più pasti, geniale, no? Ovvio, la spesa intelligente si fa anche scegliendo prodotti versatili e di lunga durata. Provatelo e vedrete la differenza nel vostro portafoglio. Ora però è il momento di un'altra pausa musicale e poi torniamo con la rubrica che fa bene al corpo e allo spirito, che è mangiare sano. A tra poco. Caduta ancora, è sempre la stessa storia. Che stavolta sarà diversa, siamo galassie dall'universo. Non basta più una vita, posso portare ancora. Ma voglio ancora perdere, guardare le stelle come due creature. Come se fossi in orbita. Sento persa, non so tornare dall'universo. Dammi una direzione, una senza ragione. Non ci potremmo perdere, soltanto a te, vagando rindo scura. Come se fossi in orbita, a trattare una stella che non può più scegliere se allontana. Passo tempo, te sono ogni momento, te vedo in piazza gente. Aiutami a trovare una strada. Aiutami a trovare una strada. Non può più scegliere se allontana.
Ed eccoci giunti alla rubrica che è dedicata per chi vuol prendersi cura di sé, ovvero mangiare sano. For once in my life I've got someone who needs me. Mangiare sano. Io ci provo sempre, ma tu, Rosanna, hai sempre delle ricette facili che mi fanno sentire meno in colpa quando sgarro. Ma che sgarri? Allora, Francesco, l'importante è bilanciare. Oggi voglio condividere una ricetta perfetta per un pasto leggero, ma ricco di gusto e nutrienti. Insalata di quinoa con avocado e pomodorini. Un piatto che si prepara velocemente e che è perfetto per un pranzo leggero ma saziante. Ormai ho imparato che cos'è questa quinoa. Ormai te la sei fissata qua, stai preparando tutte ricette a base dobbiamo di quinoa. Dobbiamo mangiare sano, sì. Dobbiamo saziarci, dobbiamo nutrirci bene, e allora seguitemi. Beh, diciamo che sembra salutare soltanto a sentirlo. Ecco, ma come si prepara? Allora, è molto semplice come sempre, tutte le mie ricette saranno semplici. Cuoci la quinoa in acqua salata lasciandola raffreddare una volta cotta. Poi prendi dei pomodorini ciliegina tagliati a metà e un avocado maturo a cubetti. Aggiungi il tutto alla quinoa e condisci con un filo d'olio extravergine di oliva, succo di limone e un pizzico di sale. Se ti piace puoi aggiungere anche dei semi di zucca o girasole per una nota croccante. Beh, sembra un piatto perfetto per rimanere anche leggeri ma con energia. Secondo certo. Te posso portarmelo anche in radio quando resto qui tutte le giornate? Potresti, ma sono sicura che non ti piace e quindi stai proprio fingendo. È una ricetta che si conserva mi bene. Mi sgama sempre, ma io come devo fare ti con questo? Ti conosco, non ti sgamo, ti conosco. Ho capito. Allora, dicevo che è una ricetta che si conserva molto bene e che puoi preparare ovviamente in anticipo. Perfetta per chi vuole mangiare sano anche fuori casa. Perfetto, allora un'altra ricetta da provare, voi, non io. E voi, cari amici ascoltatori, fateci sapere naturalmente come vi trovate con questa insalata super fresca e nutriente. Ora, Rosanna, ci fermiamo un altro momento per ascoltare una nuova canzone. Quindi, momento musicale, restate con noi, a tra poco. La 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 la. La 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 la. Volevo starmene da sola, come la luna a Saint-Tropez. Chissà perché è sempre di moda ed è caduta nel caffè. Ho spento il cellulare d'ora, come le stelle cado giù sul mare caldo della sera. Mi fumo un'altra Winston Blue. Mi manchi tu. È un'estate che ci porta via con sé sopra un'isola che forse poi non c'è. Tra i ricordi muore la malinconia. Mi dispiace ma la colpa è solo mia. Volevo starmene da sola. Mi dispiace
in onda, questo è il momento che tutti aspettiamo, signori, il menù della domenica. For once in my life I've got someone who needs me. Il menù della domenica. Oggi vi propongo un menù che è semplice, ma farà sicuramente colpo sui vostri ospiti. Ospiti, perché a me piace che la domenica si deve stare in compagnia. È vero. E allora siamo prontissimi. Io amo le tue idee per la domenica, perché riesci sempre a trovare qualcosa che non è troppo complicato, ma è da chef, ragazzi. È da chef, chef Ro. Allora, partiamo subito con un antipasto di polpette di melanzane. Signori, io adoro le polpette di melanzane. Poi un primo piatto di risotto alla zucca e gorgonzola. Beh, siamo nel mese di ottobre, quindi la zucca, diciamo, che è l'ingrediente principale di questo mese. Però la sua dolcezza insieme a quella piccantezza del gorgonzola è un sapore unico. E poi chiudiamo con un dolce irresistibile, torta di mele soffice. Che ne dici? Beh, dico che ho già fame soltanto a sentirli nominare. Ma come si fanno? Partiamo da qui, queste polpette alle melanzane. Ah, sempre facile. Si cuociono le melanzane al forno. Si frullano con un po' di pan grattato, parmigiano, aglio e prezzemolo. Facilissimo. Poi si formano delle polpette, si passano nel pan grattato e si cuociono in forno. Sono leggere ma super gustose. Beh, facilissimo. Tra l'altro credo che possa prepararle anche io, cioè non mi sembra una ricetta veramente così difficile. Intanto... Beh, se ti piacessero le melanzane sarebbe perfetta per te, ma non ti piacciono, Francesco. No, ragazzi, io devo andare via, io lascio le cuffie e me ne vado. Ma hai annunciato ai nostri radioascoltatori che sta per partire, perché questi battibecchi hanno dato l'idea a me e a Rosanna di un nuovo programma. Ovvero la psicologa, come vedete voi, è molto perfettina lei. La psicologa. E io che vengo additato come lo psicopatico. Lo psicopatico, non è additato ma è proprio il suo nome. Quindi arriverà questo nuovo programma su Onda Web Radio TV che si chiamerà proprio La psicologa e lo psicopatico. Ma non solo che arriverà su Onda Web Radio TV, ma arriverà anche con qualche speciale su TikTok. Ho detto, spoilerato, adesso basta. Ah, pensavo nelle vostre case. Adesso basta, sicuramente entrerà nelle vostre case. Entreremo nelle vostre case. Ritorniamo al menù della domenica. Invece e siamo raggiunti al momento del risotto con la zucca. Ecco, questo lo so che ti piace. Questo è un classico. Il gorgonzola non tanto. No, infatti il gorgonzola non tanto, però diciamo che il risotto con la zucca è un classico autunnale, no? Sì, sì. Che io adoro tantissimo. Ecco. Come si prepara? Esatto. Allora, Francesco, si cuoce la zucca, si frulla per creare una crema e si unisce al risotto a metà cottura. A fine cottura si aggiunge il gorgonzola, che darà qualche nota cremosa e saporita, semplice ed effetto. Credimi che il sapore del gorgonzola non è così forte in questo piatto, perché appunto va a sposare, diciamo, due ingredienti che sono praticamente l'opposto. Quindi ti posso garantire che insieme è un gusto pazzesco. Che domenica golosa che ci aspetta! Allora, se anche voi avete un menù della domenica, qualcosa che preparate di solito quando a casa vostra arrivano degli ospiti, scrivetecelo, noi vi diamo tutti i contatti. C'è il numero telefonico che è il 334-50-444-91 e il nostro indirizzo mail info@ondawebradio.com. Scriveteci le vostre ricette, soprattutto i menù della domenica che voi preparate. Sì, perché noi veramente vi rendiamo protagonisti di tutta la settimana di Food Lovers, appunto annunciando quelle ma che sono. Ma soprattutto, Rosanna, sarebbe ricette. Bello che i nostri ascoltatori ci mandassero anche qualche foto, in modo tale che noi potremmo proporla, certo, con gli altri utenti sulle nostre pagine, perché no? Facciamo così, ci fermiamo per un altro brano musicale e ritorniamo subito con la ricetta del dolce, che è la parte più dolce che c'è. Tra poco. Amarai, quando male mi fai, ma va se te ne vai, arreda non torna mai, rimane basta non se ne va più,
perché stai troppo male pure tu. Guardami in faccia e dimmi che mi sbaglio, dimmi che pensi tu. Diciamo in cielo tutta verità, avevamo perso prima di cominciare. Siamo una storia scritta in un libro che sei chiusa già. Muore per me non ho può dire che mi sei innamorato, che non mi hai mai lasciato. Nessuno sa che amore per me non lo può dire. Stanotte te sono nata, che stava mi abbracciata. Coppa non li ti spina, ravogliati in due peccati. E che amore per te, tu che non mi puoi avere. Pensa che quello che vuoi, ma non dicere no. O sai che senza te non sono niente, io sono un aquilonetto si ho vinto. Ma tu con cuore mi fai salire in cielo e poi mi fai care. Rimango male quando te ne vai, nata nottata che non passa mai, pensando a tutte quelle cose belle che non potevo fare. Muore per me non ho può dire che mi sei innamorato, che non mi hai mai lasciato. Nessuno sa che amore per me non lo può dire. Stanotte te sono nata, che stava mi abbracciata. Coppa non li ti spina, ravogliati in due peccati. E quando torno non lo sai, ma quando ancora può durare. Muore per me non lo può dire che mi sei innamorato, che non mi hai mai lasciato. Nessuno sa che amore per me non lo può dire. Stanotte te sono nata, che stava mi abbracciata. Coppa non li ti spina, ravogliati in due peccati. Ancora ridendo perché ho detto la ricetta del dolce più dolce che c'è, bellissimo. Beh, in effetti però è così. Però se vogliamo la torta di mele soffice, è il dolce per eccellenza, signore, il dolce che è sempre esistito ed è di una bontà unica, e anche questo non ti piace. Come devo fare con te? Ma perché no, ma non è che non mi piace. No, non la preferisco. Non la preferisco, ecco. Esatto, però... Cioè, praticamente non farmela, se ma mi perché... fai altro è meglio. Allora ragazzi, guardate, io non so se si vede da casa, ma io mantengo la linea da 40 anni. No, per favore, ma smetti. Ecco, e diciamo che... posso usare, quindi io quello che allora, amo sono i dolci al cioccolato. Se zitta, volete mangiare sano, ecco la psicologa, lo psicopatico. Non lo seguite, ecco. Non lo sei, se volete mangiare sano, non lo seguite. Rosanna, questo è Food Lovers. Quella è un'altra puntata, la psicologa e lo psicopatico. Quindi, questo è Food Lovers, ragazzi. Sta un po' facendo confusione. Allora, do io gli ingredienti per questa torta di mele soffice. Va bene. 3 mele, preferibilmente golden o renette. 250 grammi di farina del tipo 00. 150 grammi di zucchero, 3 uova, 100 ml di latte, 100 g di burro fuso, 80 ml di olio di semi, una bustina di lievito per dolci circa 16 g, un succo di limone, un cucchiaio di estratto di vaniglia o la vanillina, zucchero a velo per decorare, questo è facoltativo naturalmente. Passiamo alla preparazione. Allora, prepariamo le mele, sbucciamo le mele, le tagliamo a fettine sottili, mettiamole in una ciotola e le irroriamo con il succo di limone per evitare che anneriscano, e poi le mettiamo da parte. Poi bisogna sbattere le uova in una ciotola capiente, sbattiamo le uova con lo zucchero fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Possiamo utilizzare le fruste elettriche per ottenere una consistenza un po' più soffice. E continuiamo aggiungendo al composto di uova e zucchero il burro fuso o l'olio, io personalmente metto l'olio, e il latte, continuando a mescolare. Se usi l'estratto di vaniglia, aggiungilo in questa fase.
Poi bisogna unire la farina e il lievito, quindi bisogna setacciare la farina, poi il lievito, quindi aggiunge, esatto, insieme si setaccia. E aggiungi, sì, cioè sì, sì, non sì, fate come ho fatto io nella trasmissione a ricetta, che praticamente ho messo prima il filoche nella padella e poi ho messo il pepe e tutti gli ingredienti. No, diciamo che prima hai fatto la frittata e poi hai messo il sale, cose che nelle uova il sale ci va da subito. Vabbè, torniamo alla nostra torta di mele. Allora, abbiamo detto setacciate la farina con il lievito, quindi aggiungetelo gradualmente al composto mescolando delicatamente con una spatola o con le fruste, però questa volta a bassa velocità per evitare la formazione di grumi. Perfetto, e ancora versiamo metà dell'impasto in una tortiera da 22-24 cm di diametro precedentemente imburrata ed infarinata. Disponete metà delle fettine di mela sopra l'impasto, bisogna coprire il resto dell'impasto e terminare con un altro strato di mele sulla superficie. Dopodiché bisogna cuocere la torta in forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 40-45 minuti, fino a quando uno stuzzicadenti inserito al centro non esce pulito e quindi vi dice che il dolce è pronto. Assolutamente è cotto. Una volta raffreddata la torta bisogna mettere lo zucchero a velo che dà sempre quel tocco meraviglioso. E poi? Niente, che questa torta è perfetta da gustare o a colazione o con una tazza di tè. Ma si può conservare? Perché è talmente buona che finisce subito. Ecco. Mi ha preso sulla... Ecco che lo metto in difficoltà. Va bene, detto però puoi questo... anche arricchirla con una manciata di uvetta se ti piace, no, a me non piace. Queste cose qua, o delle noci tritate nell'impasto per una versione più ricca. Queste cose le lasciamo alle persone un po' gourmet. A noi basta lo zucchero a velo, vero Francesco? Sì, anche bello, a me. Buono, profumato. Ovviamente il tempo di cacciarla dal forno, di raffreddarla leggermente, è già finita. Vabbè, basta. Adesso è arrivato il momento di una nuova canzone musicale, quindi voi restate con noi, ci vediamo tra qualche minuto. A fra poco. Mi affaccio alla finestra, guardo intorno e c'è il sole che risplende tutto intorno a me. Insieme a te, solo insieme a te. Mi vesto dei regali che tu poi mi fai, i voli, le vacanze, le cene a Dubai. Hanno senso se sono insieme a te. Ora resta un attimo, ascolta quello che ti voglio dire, quello che sento per te. Insieme siamo felici.
Ed eccoci ritornati in onda con l'ultima rubrica di oggi, ovvero le lettere delle ascoltatrici. For once in my life I've got someone who needs me. Lettere delle ascoltatrici. Questo è il momento in cui ci piace, perché rispondiamo naturalmente alle vostre domande, le curiosità, e ovviamente leggiamo le vostre ricette. Rosanna, oggi cosa ci scrivono i nostri ascoltatori? Beh, abbiamo ricevuto tantissime lettere, sì, e una in particolare che ci ha colpito è di Sara da Milano. Ciao Sara! Ciao Sara, che ci ha scritto: cari Francesco e Rosanna, vi seguo sempre e adoro le vostre Grazie ricette. Mille! Volevo chiedervi, avete una ricetta facile per una torta salata che posso preparare in anticipo per una cena con gli amici? Adesso la vuole salata la torta, la nostra Sara. E sono perfette per le cene, in effetti, facili e versatili. Allora, cosa consigliamo alla nostra amica Sara, Rosanna? Una torta salata davvero semplice e gustosa è la torta salata con ricotta e spinaci, la classica. La classica. La classica. Sì. Perché anche questa non ti piace. Lo so. Si prepara in pochi la passi. La nonna mi ha viziato, che ci posso fare? Basta cuocere gli spinaci. Ah, nonna. Mescolarli con la ricotta, un uovo e del parmigiano. Poi si stende la pasta sfoglia in una teglia, si versa il ripieno e si cuoce in forno. In mezz'ora hai una torta salata leggera e gustosissima. A me non piace, cara Sara, però questa ti posso garantire che è una ricetta infallibile. Puoi prepararla anche il giorno prima e sarà perfetta da servire fredda o leggermente riscaldata. Facci sapere come va, mi raccomando, scrivici. Grazie a Sara per averci scritto, e se anche voi avete delle domande, ricette o consigli da condividere, scriveteci. Non vediamo l'ora di leggere i vostri messaggi. Dobbiamo però salutarci, cari amici. Diciamo che il nostro viaggio nel gusto oggi termina qui. È vero, ci sentiamo la prossima settimana sempre con Food Lovers, con tante nuove idee per la vostra cucina. E vabbè, non dimenticate che anche se bruciate qualcosa in cucina come me, fa lo stesso, seguiteci. Non fa lo stesso, seguiteci, perché ci sono io a dare degli ottimi consigli facili. Ci alla vediamo prossima, venerdì, ciao. Alla prossima, ciao a tutti. Favole finisca troppo presto, ma i sogni dei bambini tra...